La schiuma morbida, sicuramente più comoda di quella della Bondi normale, nettamente meglio di quella della Bondi normale e mi sembra più carrozzata rispetto alla Bondi normale. Sto aspettando con trepidazione che arrivi il mio amico Andrea Sofientini, con il quale cercherò di capire cosa si trova all'interno di questa scatola, ma non posso negarlo che alla fine lo so già, è una scarpa con fibra di carbonio, ma una scarpa innovativa. Ovviamente qui abbiamo le Carbon X2, con le quali tra l'altro probabilmente faremo le prossime maratone. Qua dentro invece c'è una scarpa sicuramente più adatta a tutti i podisti, perché queste Carbon X2 invece erano solamente per podisti e per atleti evoluti. Stiamo parlando delle Bondi X. Vediamo se Andrea riuscirà a indovinare di che scarpa stiamo parlando, soprattutto capire quanto pesa, poi lo farò correre qui in Vallolona, vedremo che cosa ci racconterà. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Io lo aspetto con trepidazione, ci vediamo tra qualche secondo. Andrea, mi hanno detto che non recensiamo abbastanza sufficientemente, devo anche stare attento perché sei sulla linea della telecamera, non recensiamo abbastanza sufficientemente le scarpe della Oca, te ne lancio una, vediamo se... Oh, numero questo! No, però questo non è necessariamente quello che ti volevo lanciare, perché devi prendere questo pacco. Mi sembra leggermente pesante, è un'innovazione in casa Hoka. Te la lancio, vediamo se riesci a capire qual è e soprattutto la devi aprire. Mamma mia, così rischiato! Forse hai già capito cos'è, Max. Non credo, non credo, non Sì, io credo. secondo me sì. Ma ce l'hai una chiave? Sto guardando prima da dove dovrei partire. Andrea, faccio partire il countdown. No. Ma qui la gente non ha tempo da aspettare, devi Il muoverti. coltellino, ce l'ho, ce l'ho. Chiave del cancello. Pronto? Vai. Allora, Ma. secondo te di che scarpe stiamo parlando? Per me è la Bondi X. L'ho già detto all'inizio del video, perché tu devi sapere che ho fatto una premessa, però comunque sei super vincente. Ma secondo me era lei, dai, era l'innovazione che dice, cioè, orca trota. Diciamo che ho fatto uno spoiler nel video, nello short delle migliori scarpe in casa Hoka, e tra l'altro metto sopra il link. Ce l'ho fatta. Presa. Non guardare il colore, cosa ne pensi? Pesa Pesa tanto. più della Bondi o di meno? Ti ho dato a disposizione la Carbon X2 giusto per provare, così avrei Forse un pesa di punto. più, sai? Pesa sicuramente di più, non ti ho... No, non della Carbon X rispetto alla Bondi. Secondo me no, secondo me No, no. non lo so, non lo so. Tantissima schiuma, la posso guardare? La puoi guardare. Comunque la battistrada sembra così da trail, bello tosto, bella. Bella, mi sembra un po' basso il tallone, chissà che non dia fastidio, ma a me sembra comunque una scarpa abbastanza pesante. Forse avrei preferito farla Clifton con La Clifton X, la ma Clifton sicuramente la X. faranno, no? Non pensi? Secondo me aveva più senso la Clifton X fare comunque una scarpa così abbastanza pesante col carbonio, boh, non lo so. Diciamo che per un over 80 con la Clifton gli durerebbe con la Clifton X gli durerebbe comunque 300 km, che sono i chilometri a cui durano le scarpe col carbonio, quindi ci stava. Una scarpa così pesante col carbonio, non lo so, rimango un po' dubbioso. Per ora, perché comunque nei prossimi giorni faremo un video dettagliato e soprattutto se mi consentirai andremo in pista assieme. A livello di numero, cosa ne dici? La calzata che sensazione ti sta dando? Mi sembra super comoda e spaziosa, però aspetta, questa è la D però, sai, La pianta D è la larga. calzata È normale, normale, sì. scusami, pianta larga cos'è? 2E allora? Sì. Ma sai che io così allora la prenderei di un numero in meno, prova a sentire. Quindi una scarpa, come dici tu, molto comoda. Da valutare, sì, perché mi sembra bella abbondante in avampiede, io con lo stesso, cioè con un numero in meno quasi ci sto dentro benissimo, quindi. Boh,
Il tallone, ecco, sembrava molto basso, invece no, contiene bene il tallone. La schiuma morbida, sicuramente più comoda di quella della Bondi normale, nettamente meglio di quella della Bondi normale, e mi sembra più carrozzata rispetto alla Bondi normale. E a livello di battistrada, che comunque sulla Bondi era molto molto bello e probabilmente tra virgolette il migliore tra e il più durevole tra le varie scarpe della di Oca. Sì, assolutamente, c'è tantissimo, c'è più battistrada durevole sotto, non mi ricordo adesso rispetto alla Bondi normale, ma è anche, mi sembra anche più intagliato rispetto a quello della Bondi normale, e ripeto, c'è un'intersuola che mi sembra molto più morbida e molto più confortevole di quella della Bondi normale, che non so, non mi ricordo se l'avevo detto a me, che non ero così pesante, mi aveva creato qualche problemino, diciamo che non era più comoda come me l'aspettavo, mentre questa qua mi sembra quasi una Clifton, quindi tranne per qualche etto in più, cioè qualche grammo in più della Clifton, mi sembra di avere una Clifton ai piedi. Alla fine con le Bondi facevi le corse di recupero a 4-4.10, quindi con queste secondo me dal punto di vista della flessibilità della scarpa o comunque della reattività della scarpa, cosa ne dici? Ho sempre paura di spezzarlo il carbonio, anche se non sono fortissimo. Non saprei per dove utilizzarle queste scarpe, più che altro mi piange il cuore utilizzarle sul lento. Sarebbero perfette come scarpe di recupero per me, comunque ti danno una buona impostazione di corsa, sono molto protettive, sono molto morbide, però davvero già usare le scarpe col carbonio per fare i lavori mi piange il cuore, figurati per fare i lenti. Beh, hai visto anche che tra l'altro il famoso, quello che gli americani chiamano pull tab, è stato ripristinato nella condizione iniziale, quindi la linguetta esterna sulla conchiglia è chiaramente molto bella in questo caso. Sì, al dire il vero io la uso pochissimo, perché comunque quando tolgo le scarpe le allargo il più possibile per poi stringerle il più possibile quando le metto su. Sicuramente questa qua è la scarpa per il passatore, secondo me. Andrea, io ti suggerisco una cosa, fai una piccola corsetta in giardino e poi dopo ci dai un paio di commenti sulla scarpa stessa, e poi ovviamente tra 2 o 3 settimane faremo magari 4 la recensione completa, più che altro perché tra me e te che viaggiamo, Anversa, Bruxelles, Roma di nuovo, Roma, Forlì. Parigi, io devo andare a Parigi, devo andare anche a Francoforte comunque. Domenica c'è la mezza, la maratona a Parigi. Domenica c'è la maratona a Parigi, sì. Fai questo giro e poi dopo ci dai 2 commenti. Oh Andrea, alla fine ti faccio solo 3 domande, ti ho visto correre in giardino, non ho voluto spostare tutte le telecamere perché sennò ci mettevamo 5 ore. Secondo te a livello di stabilità questa scarpa mantiene quello che promette con la piastra in carbonio? Ma guarda, assolutamente sì, diciamo che comunque la piastra in carbonio di per sé dà stabilità, c'è un sacco di gomma, un sacco di intersuola e la pianta è davvero larghissima, stile scarpe, anzi come tutte le scarpe americane, quindi direi di sì, assolutamente stabilissima. E invece per i podisti amatori evoluti la suggerisci oppure invece raccomandi una scarpa più veloce? Tra l'altro prima abbiamo a disposizione le Carbon X2, cosa dici? Ma guarda, per gli atleti evoluti io rimarrei su Carbon X o Rocket X. Questa qua è assolutamente la scarpa per l'atleta abbastanza lento, quindi quello che andava a 5,30, 6 al chilometro o che pesava più di 80 kg. Secondo me diventa la scarpa perfetta perché gli abbiamo dato una scarpa reattiva anche a lui, con tanta protezione. E invece Andrea, l'ultima domanda, a quali scarpe assomigliano e soprattutto a chi, soprattutto per i podisti amatori, magari non evoluti, che volessero passare dal marchio X a Hoka, a quali scarpe assomigliano secondo te? Ma in casa Oca secondo me assomigliano molto alle Clifton, perché comunque anche se sono un attimino più pesanti gli danno la piastra in carbonio e questa mescola un attimino più morbida gli danno la dinamicità della Clifton. Fuori casa loro azzarderei una Nova Blast, anche se è nettamente più stabile e un po' più pesante. No, se posso dire una cosa, Max, c'è dentro nella
nella soletta ognuno può fare un salto in avanti, diciamo, tradotto un po' alla carlona. In effetti questa qua è la scarpa per chi non aveva le scarpe da gara, cioè chi non poteva permettersi le scarpe super veloci, diciamo che con questa può fare anche lui il salto di qualità. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla creazione di mia figlia. falla online, fai una live su Twitch che la seguiamo tutti. Ciao!